28 dicembre 1908. Con il primo corso all'ospedale militare del Celio di Roma nasce il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Quasi subito le neodiplomate cominciano la loro opera a Messina e in Calabria dopo il terremoto. La guerra del 1915-1918 è il vero banco di prova. Le Croce Rossine danno un grande contributo anche nella Seconda Guerra Mondiale, nei diversi fronti, sia in Italia che all'estero e in molti casi sulle navi bianche e sui treni ospedale. Dal 1946 le infermiere volontarie con il corpo militare della Croce Rossa Italiana continuano il loro impegno in Italia e in altri paesi con iniziative umanitarie o di peacekeeping.